Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi dovevamo vedere il Dragonfly KK13, ma c'è stato un imprevisto. Scopriamolo insieme. Bene, prima di incominciare, vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale qui in basso a destra. Lasciate un commento se avete domande. Sotto, come sempre, in tutti i video trovate i link per l'acquisto dei prodotti e il link per il canale Telegram dove posto tutte le offerte e i relativi coupon di sconto sempre aggiornati. Ma ora torniamo a questo drone. Lo aspettavo da tempo, mi è arrivato, non vedevo l'ora di provarlo. Siccome prima di fare i video testo un po' i droni per vedere il funzionamento, le prestazioni e quant'altro. Ma mi sono accorto che il mio drone aveva un problema. Qual è questo problema? La sua batteria. Intanto ho provato ad accenderlo e già c'erano i primi sintomi che qualcosa non andava, perché guardate, facendo breve pressione e lunga pressione, il drone parte, ma poi guardate la batteria, mi lampeggiava. Quindi ho dedotto che la batteria fosse scarica e ho provato a metterla sotto carica. Guardate cosa è successo. Collegando la batteria nel suo slot, inizia a lampeggiare come se dovesse ricaricare, ma poi successivamente i LED incominciano a lampeggiare. Allora ho seguito il manuale, ho provato a spegnere la batteria. Ma continua a lampeggiare. Riaccendendo la batteria, come vedete, rimane spenta e non avviene la sua ricarica. Ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili, ho provato altri cavi, sono andato a comprare un altro cavo pensando che fosse il cavetto originale, ho provato il caricabatterie del mio smartphone P30 Lite. Ho provato tutti gli alimentatori 5 volt, 1 A, 2 A, 0,5 A, nulla da fare, quindi la batteria era fallata, cioè difettosa. Io dico, ma prima di inscatolare il quadricottero per la vendita, un controllo non toglie così tanto tempo, quindi fare un controllo qualità è sempre ottimo, ma la beffa maggiore, qual è stata? È stata che la batteria non si trova da nessuna parte come ricambio. Forse perché il drone è nuovo, forse perché non viene prodotto. Oltretutto, ho fatto davvero le ricerche a 360 gradi anche all'estero, ma batterie non se ne trovano. Quindi, ragazzi, mi dispiace non potervi far vedere. Adesso contatterò Banggood per verificare se mi manderanno un'ulteriore batteria. Sperando che mi arrivi, quindi per poi testare questo drone, credetemi, avevo tanta voglia di provarlo perché a me piace tanto esteticamente. Quindi la scaletta salterà, quindi il prossimo drone che vedremo sarà l'L109 Pro e non questo. Naturalmente lo vedremo se la batteria mi arriva. Con l'occasione, ragazzi, vi ricordo di, mi raccomando, condividete i video, molto importante per far crescere il canale, supportate il canale acquistando dai link. Vi ricordo sotto in descrizione del video il canale Telegram dove posto tutte le offerte e non vi dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche di tutti i video. Noi ci vediamo alle prossime recensioni e come dico sempre, volate ma volate in sicurezza. Ciao!